di chiamare Stefano, come ha detto Andrea Tubato, come ha detto anche il resto della società, è stato un anno e la prima scelta, la prima mossa è stata proprio di Andrea Tubasi, che mi ha detto: bisogna parlare, quando la posizione di Andrea Boniera è sembrato potesse essere onerata, mi ha detto lui per primo, mi ha detto: Andrea, bisogna parlare con Stefano, perché secondo me ha le caratteristiche giuste per prendere in mano questa situazione. E dopodiché con Stefano ci siamo sentiti al telefono, ci siamo visti dopo il risultato di Andrea Boniera e c'erano di 2 o 3 ore a parlare, ma ho capito subito, a parte che ci conosciamo da 30 anni, so come allena, so che persona è, insomma non devo scoprire niente di Stefano. Però la cosa che ho quando sono tornato relazionato, ho detto: ha capito tutto di quello che serve a questa squadra, conosce i giocatori, conosce l'ambiente, la piazza diciamo li è riconoscente per quello che ha fatto, per me è la persona perfetta. Non ho dovuto neanche dirlo, perché loro già orientati a riportarlo, e come dico, questo esula dall'aspetto economico del contratto. È vero, sì, il contratto è una cosa, però se non si era convinti sulla decisione, probabilmente si sarebbero analizzate altre cose. Invece io non ho fatto una telefonata a nessun altro allenatore, perché eravamo già convinti che la persona giusta era Stefano, cosa che dal colloquio che ho avuto sono rimasto positivamente, a dire poco. Ho riferito che secondo me aveva capito completamente la situazione e sapeva anche porre i rimedi che questa squadra, di cui questa squadra secondo me ha bisogno. Quindi lui ha accettato con entusiasmo di riconfrontarsi con la società, ci siamo messi al tavolino, abbiamo trovato la quadra su tutto e io dico che da oggi in poi bisogna pensare solamente al campo. Le altre cose sono chiacchiere, è il passato, guardiamo avanti, quello che è successo, si può sbagliare nella vita, non sbaglia solamente quello che sta davanti alla televisione, sul divano, che gira per il comando. Prendiamo atto, per noi è un allenatore bravo, a mio avviso probabilmente anche un allenatore che può fare strada anche a categoria superiore, quindi io ho tutta la stima come la società di questa persona, che secondo me ha le caratteristiche giuste per tirarci fuori, non da questa situazione, perché io onestamente questa situazione grave non la vedo, però diciamo di riportare, di mantenere la fermana in questa categoria. Io avrei finito.